Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto però fatemi salutare la nostra Ludovica Ciriello, che si trova a Milano al nuovo Pirellone, dove tra poco verrà inaugurata una sala, qui c'è Galliani intanto, un belvedere intestato in memoria di Silvio Berlusconi. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, 29 settembre, sì, 87 anni. Oggi è il suo compleanno. Ti faccio vedere in diretta queste immagini con Fallonieri, lo vedete, Ludovica Ciriello è lì. Prego Ludovica, vai, prova a intercettare con Fallonieri se puoi, due minuti. Vecchia, sì, mia David, conoscenza, digli che sono io a Confalonieri. Sì, sì. Ci hanno detto che si fermeranno. No, digli a Confalonieri, lì c'è Parenzo che vuole chiedere David una cosa. Parenzo che vuole, sì, vuole salutarlo. Presidente Confalonieri. Sì. Con Galliani. Vabbè. Confalonieri, dottor Confalonieri, c'è, cioè, David Parenzo che vorrebbe chiedergli salutare una cosa. Come? David, mi sembra che non l'hai convinto oggi. Lo saluti. Oggi non è il momento. Cioè, ha sorriso, ma oggi non è il momento. Va bene, salutalo, prova a capire se allora, riusciamo. Sta per allora, iniziare, sei... David, lo dicevi tu, questo. Vai. Siamo a Palazzo Lombardia, qui è dove la famiglia Berlusconi, principalmente la famiglia Berlusconi, sceglie di ricordare Silvio Berlusconi oggi in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Il partito si riunirà a Pestum per una 3 giorni a lui dedicata, mentre invece qui ci sono i figli, per il momento solo Barbara e anche Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, quindi c'è, diciamo, questa scissione tra partito e famiglia, e noi siamo qui dove stanno intitolando la memoria di Silvio Berlusconi, un belvedere al 39esimo piano del Pirellone. C'è anche il leader della Lega, che forse riesce a vedere, Matteo Salvini, con alcuni altri esponenti della Lega. In questo momento sta partendo un video emozionale in ricordo di Silvio Berlusconi. Certo. Vediamo un attimo qui diretta. Si riesce a vedere. Dopo sì, è sì. Possibile che si fermi qualcuno della famiglia a parlare con noi, perché ci è stato detto che è possibile che vogliano ricordare anche dichiarazioni alla stampa. Ma ci mancherebbe altro. Silvio Berlusconi. Siamo qui per raccontare questo, quindi siamo a disposizione. Sei lì? Un po' di domande da fare, benissimo, abbiamo visto allora Paolo Berlusconi, come dicevi tu, il presidente Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia della Lega, mi pare le tue telecamere lo avessero inquadrato pochi minuti fa. Il presidente Attilio Fontana, Paolo Berlusconi, sì, a fianco, eccoci, a Matteo qua. Salvini, sì, a fianco al leader della Lega. Con Fallonieri. Sono lì. Con Fallonieri. E probabilmente sarà proprio lui il primo a parlare. Con Fallonieri, Galliani. Galliani, che è candidato nel collegio, un'altra fedelissima di Silvio Berlusconi. Certo. Va bene, adesso ritorniamo, chiedici, esatto, la linea, chiedici la linea quando vuoi. Saluto l'altro collegato, che è il nostro Andrea Milluzzi, che si trova ai campi Flegrei, tra poco.